La Toscana chiama Il Mondo del Libro risponde e sottoscrive il patto per la lettura lanciato dalla Regione, firmato da decine di soggetti pubblici e privati riuniti nell'auditorium di Palazzo Panciatichi a Firenze. Obiettivo fare squadra per promuovere la lettura in una regione che registra dati di lettura più alti del 41% nazionale, saliti tra 2016 e 2017 dal 44,2% al 46,4%. Ma ancora c'è molto da fare. Riportare. Al centro dell'attenzione il libro e la lettura eh, significa voler creare, voler costruire una cittadinanza più, più consapevole, più aperta, più attenta, eh, più in grado anche di esercitare i propri diritti. Ora al patto seguiranno le azioni concrete a partire da una campagna di promozione della lettura e le iniziative rivolte alla scuola a partire dal prossimo anno scolastico. All'interno del patto per la lettura inseriamo un'azione, un un'azione a tappeto sulla lettura ad alta voce, quindi una strategia didattica che metteremo in atto fin dalla, da, da, dalla prima infanzia, quindi andrà ad, a, a toccare i nidi, quindi proprio dal, dai, dai tre mesi in su, e naturalmente con, con le modalità adatte fino ad arrivare alle scuole di ogni ordine e grado. Obiettivo della firma del Patto per la lettura, nel cui ambito è stata anche lanciata la candidatura di Pistoia a capitale mondiale del libro nel 2021, è mettere insieme tutta la filiera del libro in continuità con le azioni già intraprese, come gli investimenti per le biblioteche, per le 12 reti documentarie toscane e il bando per la bibliodiversità. La regione toscana nel avviare questo patto credo che sia sulla strada giusta anche perché, lo dicevo prima, è già una delle regioni dove l'indice di lettura è molto alto rispetto ad altre. Ma non siamo ancora soddisfatti. Siamo il terzo paese in Europa come indice di lettura. Grecia, Portogallo, poi Italia. Non è possibile.